Mr. President. You will not catch me. I built all this empire. Hundreds of hospitals and schools. I created thousands and thousands of jobs. Extreme poverty has disappeared. People have a better life now. Drugs? It is just the law of the market. When there is demand, there is supply. Why your citizens want my drugs? Yes, I am a killer. What about you, Mr. President? Ciccioli belligeranti, buongiorno e bentornati dal vostro Dictator Lawrence. Ah, finalmente posso giocare a Cartel Tycoon in Early Access, il city builder e gestionale totalmente incentrato sui cartelli dei narcotrafficanti sudamericani. Un gioco particolare che sostanzialmente ci permetterà di rivivere un po' tutte quelle situazioni che diciamo caratterizzano un po' la vita di ogni singolo narcotrafficante. Se siete sostanzialmente dei fan della serie TV Narcos, conoscete El Chapo, vi interessa smanettare nel mondo del narcotraffico, Cartel Tycoon, che è il nuovo gestionale di Tiny Build e Mumuse, potrà soddisfare appieno le vostre esigenze. L'obiettivo del gioco è molto semplice, ragazzi: dovete diventare i più potenti signori degli affari illeciti, del narcotraffico, e dovete costruire un vostro impero. Ma che dite, ragazzi? Partiamo così, ve lo faccio vedere. Attualmente nella modalità sono previste la sandbox e la storia. Noi oggi faremo un gameplay di inizio con la storia, giusto per farvi capire. Adesso qui abbiamo la nostra intro, molto 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 interessante, ragazzi. È un titolo da scoprire. Io ho fatto una mezz'oretta di gioco l'altra sera, perché volevo provarlo prima di portarvelo, e sono rimasto piacevolmente colpito. Guardalo lui. Ah, e cerca lavoro lui, mio signore. E c'è la disoccupazione, guardalo. Che bella persona. È disperato. Li cerchiamo sul giornale il nostro lavoro. È chiaro, c'è un articolo che fa proprio per noi. Proviamo a chiamarlo. Ehi. Chi risponde dall'altra parte? Un uomo misterioso. Attenzione, mentre fumiamo, chiamiamo. Allo? Hola! My name is Cesar Garcetti. I'm calling about your in a paper. You're looking for a partner? Sostanzialmente stiamo cercando lavoro, ragazzi, La voce strana è ricca, calda. Aromatizzata il caffè. E lui ci risponde: amore o lavoro? Forse ho sbagliato numero. Dipende, perché dipende che cosa stai cercando, signor. Che puta, I don't have time to be jerk around. Praticamente gli abbiamo dato del figlio di buona donna e gli abbiamo detto che non abbiamo tempo da perdere. E le mie scuse, Cesar. Ci sono dei soldi da fare in queste terre, ma sostanzialmente ci dice che dobbiamo partire da soli. In pratica, che cosa sta succedendo, ragazzi? Il tizio, adesso qui vabbè, skippo la discussione perché tanto meraviglioso, ci spiega in poche parole che noi veniamo proiettati in quest'area
questa città di Amado all'interno di questo delta nel Sud America, e noi dobbiamo portare avanti il business di questo tizio che ci ha fornito il lavoro, praticamente ci ha delegato il controllo di questo mandato, quindi del nostro, il nostro cartello praticamente. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo utilizzare i soldi sporchi per costruire tre coltivazioni di oppio all'interno del range della residenza. Questa qui, ragazzi, è casa nostra. Guardate che bella. Cioè, la bamba! Ma che roba. Ci abbiamo la nostra villetta con dentro le giraffe. Incredibile, fantastico. Allora, escuchame. Noi dobbiamo andare a costruire. Al momento abbiamo sbloccato giustamente le farm. Noi per la costruzione, o comunque per svolgere tutte le nostre attività, raga, abbiamo la possibilità di utilizzare due tipi di portafoglio: i soldi sporchi, che sono quelli che ci ha dato il tizio della telefonata, quindi 60.000 dollari, oppure dei soldi legali, 4.890, che è un po', diciamo, il nostro bagaglio. Questa diversificazione sarà molto importante perché, come ben sapete, noi dobbiamo riuscire a riciclare il nostro denaro, e lo possiamo fare costruendo non soltanto attività illegali ma anche attività legali. Allora, a questo punto io direi che potremmo fare le nostre tre farm nell'area della residenza. Qui abbiamo 100 di guadagno. Allora andiamo a farle qua, tanto è nell'area della residenza. Ok, e tre le abbiamo fatte. Poi dobbiamo costruire una warehouse. Warehouse sarà in production probabilmente, no, communication warehouse, eccola qua. Anche qui utilizziamo i nostri soldi sporchi. Sì, cash sporco. E andiamo a farci la nostra warehouse. Il magazzino del piacere, mio signore. Andiamo a collegare tutto quanto con la strada. Allora, vediamo un po'. Noi possiamo fare una roba del genere. Ok. Perfetto. E vedete che i nostri camioncini portano un sacco di soldi da casa nostra al luogo che abbiamo scelto per la costruzione. Ok. Adesso è tutto collegato. E si parte con la produzione. E vai! È l'oppio, mio signore! Ok, il percorso è molto semplice. Che cosa succede? Allora, queste queste fattorie, queste cose di oppio vengono coltivate da lavoratori che assumiamo direttamente noi, pagati in questo caso con denaro sporco, perché ovviamente cosa faccio? Pago i lavoratori con denaro pulito mentre coltivano l'oppio. Non mi sembra una cosa molto intelligente. E abbiamo intanto ricevuto il tier 1 dell'orticoltura, molto bene. E vedete, tutta questa gente inizia a portare l'oppio nella warehouse e lo stocca qui, è un po' il nostro magazzino. Adesso ci fa vedere che noi abbiamo siamo in possesso anche di una piccola pista aeroportuale, un aerodromo sostanzialmente da turismo. Noi abbiamo anche un aereo e il nostro obiettivo, come ce lo dice qua, move Caesar to the warehouse using lieutenant's general abilities, e dobbiamo sostanzialmente mandare, cioè spedire l'oppio ai nostri acquirenti. Allora iniziamo a muoverlo nella warehouse. E lui si muove, vedete, scortato da tutti i suoi amichetti del bosco. Ah, Cesar Garcetti Cocchito. È il Cocchito lui. Adesso dobbiamo consegnare l'oppio all'aerodromo. Quindi andiamo su Deliver, facciamo
delivera l'oppio all'aerodromo. E adesso inizieremo a trasportare l'oppio direttamente all'aerodromo. Set the aerodrome as a destination for any warehouse. Quindi noi in questo caso possiamo anche dirglielo in automatico. Noi possiamo dire alla warehouse: ehi ciccio, vai e consegna automaticamente. Ok, perfetto. Vedete? E tutti questi camioncini inizieranno a portare il nostro oppio all'aerodromo principale. Allora, senti una cosa, io vorrei aumentare la nostra produzione. Noi possiamo produrre anche vegetables. Allora, io direi facciamone una qui. Ne facciamo due qua, ok. È la facenda, mio signor. È la facenda, mio signor. Molto bene. Se clicchiamo sul nostro aeroporto, vedete? Lui ci dice che al momento noi guadagniamo $910 al giorno perché riusciamo a spedire 10 casse di oppio per un valore totale di $910. Dobbiamo controllare un attimino anche la... le nostre facility. Ok, e abbiamo completato anche la simple horticulture di livello 2. Oh yes, cream. Ah, completata, mio signore. E il cocchito, guarda qui adesso come si produce. Allora, dobbiamo produrre 25 unità di oppio e venderne 25 attraverso l'aerodromo. Perfetto. Direi perfetto. A qui inizia ad esserci dello storage. Molto belle le musiche, eh? Ci catapultano proprio nel mondo del Maracaibo. Balla baracuda, sima balla nuda, zaza. Va che roba, questa qui è la baraccopoli dove abbiamo il nostro quartier generale. E la mappa, ragazzi, è molto grande, nel senso che ci sono un sacco di città, un sacco di famiglie rivali, ed è molto curioso, è molto completo. Adesso volevo portarvi avanti, no? Un attimino, fare la quest successiva, perché è estremamente interessante. È estremamente interessante. Noi potremmo potremmo storage 24 su 125, potremmo fare addirittura un altro magazzino, 22, e qui vedete iniziano ad accumularsi dei soldi. Questi soldi, raga, rimangono in aeroporto. Noi dobbiamo far sì che sarà proprio il nostro... che il Cesar Garcetti è il cocchito che va a pigliarsi il denaro lì. Quindi direi stop delivery. Noi potremmo mandarlo adesso. Lui tornerà nell'ultima destinazione che gli abbiamo dato, no? E poi possiamo dirgli di andare a prendere i soldi e portarli a casa, perché sennò saludos è il contingente. Allora, mi fai un move, mi vai in aeroporto. Stai all'aeroporto, controlla, ispeziona todos. Todos en todos. Ok. Qui dobbiamo ancora vendere un po' di roba, eh. Allora, vedete, ci dice anche l'aereo attuale che possediamo quanto può trasportare. Allora, può trasportare 10 casse di marijuana, 16 di cocaina, 16 di metanfetamine, oppure 26 di oppio. Interessante, mio signore. Possiamo narcotizzare tutto il Nord America? questa qui che cos'è? È il territorio indigeno, che tra l'altro storage possiamo utilizzare per stoccare la nostra roba. Bellissima sta cosa.
Allora, aumentiamo un po' la velocità qui, che tanto dobbiamo semplicemente sistemare quel discorso lì. Perfetto. Dirty money. Vedete che sta salendo il valore dei nostri soldi sporchi. Quello che dobbiamo riuscire a fare è convertire questo denaro in denaro pulito. Tanto noi possiamo da questo lato iniziare a venire su. Ok, facciamo una tagliata di qua che magari accorciamo non di poco la strada. Voglio vedere se poi dopo la usano effettivamente. Allora, lui. Move. No, aspetta, non move. Deliver. Selezioniamo il denaro e inizia a portarmelo nella fazenda. E 2500 dollari, così. Bam! Senza fare assolutamente un caso. Sì, va che la usano, bravi. Almeno qui risparmiamo un sacco di tempo. Non è che possiamo fare la stessa cosa anche qua, vero? Eh no, eh. Pip. Pip, pip. Ok. Fatto anche questo livello. E ci sta chiamando lo The Stranger. Dígame. Cesar Garcetti. Ecco dal moschissimo. Che schifo. You have built has a strong foundation. Eh beh, voglio ben vedere. Trust man of faith to turn a profit so quickly. Well, you know well, for a caller I've never met, signor. How do you know I am a religious man? Is it strange for a man to research his new business partner? My mother is a good-fearing woman. I practice for her sake. But the truth is that business is far a greater interest to me than piety. Business I would like to return to partner. A son loyal to his mother is a precious thing. Non si sa se è arabo. A me mi parte sempre l'accento arabo, ma va bene. And the sir, you won't agree? Clean hands of no one. See? Dirty money is like coal, a powerful fuel, but one that blackness the hands. È praticamente quello che vi stavo dicendo prima, ragazzi. Dobbiamo ripulire il nostro denaro. E per ripulire il nostro denaro, lui ci dice che possiamo costruire una compagnia di taxi in città. Come funziona su Cartel Tycoon il discorso delle città? Ogni città ha un sindaco. E lo possiamo tranquillamente vedere cliccando il pannellino della città. Eh? Allora, aspetta un attimo. In questo caso, ad Amado, il sindaco è Juan Sierra. Questa città è sotto il controllo del nostro cartello. Quindi potete vedere come i tre tier che richiede questa città di dominio, di domination, sono già appannaggio nostro. Praticamente lui fa quello che gli diciamo noi. Di conseguenza in questa città possiamo andare a costruire tutto quello che a noi interessa di più. In questo caso, raga, dobbiamo costruire la taxi company perché dobbiamo fare la task. Per costruirla noi possiamo utilizzare o denaro pulito o denaro sporco. La differenza è semplice. È che utilizzando il denaro pulito genereremo praticamente profitto in maniera totalmente pulita e l'attività sarà perfettamente legale. Sì, utilizziamo i money under construction. Voilà. Using Caesar transport dirty money from aerodromo to the taxi company. Allora, lui lo sta già facendo, ce li sta portando a casa. Qui abbiamo stoccato 48.000 dollari sporchi a casa nostra. Andiamo su. Adesso lo facciamo. Stop delivery. E adesso lo facciamo. Deliver. Non abbiamo denaro qui, aspetta. Dobbiamo aspettare che arrivino delle consegne. E qui ci sono anche dei pannelli riassuntivi interessanti. Noi abbiamo
il nostro grafico per capire tutti i nostri introiti con i nostri computer satellitari schermati. Ah, dobbiamo stare lontani dalla dea. È arrivato l'aereo, eh? È arrivato l'aereo e sono arrivati probabilmente anche i denari. Ok. E noi adesso iniziamo a portarli alla compagnia dei taxi. Così li ricicliamo, ragazzi. Da-na-na-na. Qui dobbiamo sempre tenere conto il cash storato, perché è quello che viene utilizzato per pagare i lavoratori nella nostra fazenda, nelle nostre farm. Ok, va che la compagnia dei taxi sta andando. Molto bene. Noi potremmo anche pensare di costruire un'altra warehouse. Tipo qui. Ok. E costruire delle altre farm. Voilà. Ok, mani pulite. Oh yes. È il coquito, mio signor. Ah, soldi freschi e puliti. Però io vorrei capire questo The Stranger che persona promiscua è. Ok, vedete, qua stiamo utilizzando i nostri soldi, eh. Select the aerodrome as a destination for the residents. Ok, fatto. Select the taxi company as a destination for the residence. Ok. Allora, $3,600 sporchi devono essere ripuliti attraverso la nostra compagnia di taxi. E ci sta. Oh, tu porta tutto lì. Ah, tu? Stop delivery? No, stai qua. Perfetto, tanto adesso avremo... Abbiamo già dato il comando che da casa nostra i soldi verranno spostati in tutte le facility. Qui vedete? $1,800 ripuliti in praticamente due giorni, tre giorni, quindi tutto sommato sono $3,600 ripuliti alla settimana, non male per una singola compagnia di taxi, quindi a noi va benissimo. Allora ragazzuoli, io direi che per oggi ci possiamo tranquillamente fermare qui. Il gioco è veramente carino. Se vi interessa una recensione più approfondita oppure volete continuare a vedere gameplay di questo titolo, che io ve lo dico raga, io dentro qui ci sguazzo, è un city builder gestionale, a me piace tantissimo, scrivetemelo sotto nei commenti e possiamo seguire lui. El, por favor, possiamo fare la scalata del potere del Cesar Garcetti H. Cocchitto, mira il dito, ciccioli. Noi ci vediamo nel prossimo video. La bamba!